Eccoci qua. Allora, abbiamo fatto tutta questa stanza, dovevamo salire su. Io direi di esplorare tutta la parte est della città. La ricerca di valutazioni e oggetti interessanti. Anche sidequest volendo. Anche se quella l'ho letta e dice menami il furfante davanti, tipo. Ma allo stesso tempo c'è da rubare roba forte. Ma non penso di perderla, quindi valuta. Chiassoso e pestifero scavezzacollo, che causa sempre problemi insieme ai suoi amici. Un tempo si affidava a sua sorella. Sola parente ancora in vita e l'unica in grado di tenerlo in riga. Poi è rimasto solo e sembra aver perso ogni freno. Aver perso ogni freno, ma. Questo giovane consiglia il leader dei criminali la segue un fratello maggiore e sembra non seguirlo ovunque. Gli ha giurato fedeltà dopo essere precipitato oltre il ciglio di una strada ed essere stato soccorso da lui. Non è in grado di combattere come gli altri, ma nutre estrema fiducia nelle sue capacità di sarto e di cuoco. Ok. Thank you. Ti Sai che sfido a duello. Let us fight with honor. The battle is Yeah. La lanci, ma maybe? Oh, cutscene, come immaginavo. Quanto cutscene? Say again. Beh, non ho bisogno di una sorella, sostanzialmente. L'uomo perverso, nulla di più, nulla di meno. Porca. Sono 60 superiore, non sono neanche al 40. Onestamente socievole, quantomeno a prima vista, trascorre il tempo tra raccogliendo informazioni e sempre giocando sulle ultime voci, ma nessuno conosce realmente la natura della sua attività. Nathan? Ma no. Certo che puoi essermi utile. Poi, ad esempio, il scultore fa spesso esagerare, completa ogni sua opera con un tocco dolce raffinato, guadagnandolo in tal modo legioni di ferventi ammiratrici. Ok, quindi qui c'è da derubare, ma magari tra un pochino. Ok.
fornisce i fabbri con free qualità, praticamente ragione di pietreggita. Per aiutare la sua ragazza, acquista uno spadone del fratello minore a un prezzo piuttosto elevato. Ok. E questa è la spada. Me la vende. Ah, guardiamo tra un attimo. A good day to you. Produce carta a pietreggita. C'è il touch per le sue storiche legatorie. La sua opera certosina, che gli permette di creare pagine di alta qualità e di identico spessore, gli è valso un'eccelsa reputazione. Quindi dobbiamo dire, ma cos'è questo qua? Carpentiere. Perché hai un nome? Allora. Oh, qui dentro. Ok. Ah, qui non ho manco la possibilità. Ehi, questo è mio. Secondo, provo a rubare lui. Bene, è che non ho molti soldi e non voglio comprarlo veramente a sto punto. Anche se... Ma che me ne faccio del robo dell'anima? Non c'ho qualcosa da che mena? Ok, invece mi serve, quindi 3 is the way. Fino a 50k li spendo. Ma che ne sai, Dress? Non ho i soldi? Aspetta. Ci provo 4 volte. Scontato. Lo vendo. Bullshit. Dai. Va bene. Più o meno scontato.
Era una spada. Ero convinto fosse una... un coltello. Ok. Tanta cappa alla fine. No. No, giusto. L'equipaggiamento. Del bersaglio. Vabbè. No, io devo essere pure veloce. Bene, credo che dopo questi primi 10 minuti, se qualcuno è iniziato a venire, possiamo salire. Ok. Quest'altra parte comunque uno che vende oggetti di ferro di sue sorelle, trafficanti d'armi affini. Per quanto sembra un fratello sincero e devoto, sotto nascosto a larga parte dei profitti per dare sfoggi e vizi come alcol e gioco all'arte. Esatto, lol. Non volevo farlo. Volevo fare così. Non te lo meriti, non portami delle sante. Ne è quello vuoto. Vieni di tapparmi la strada. Tra un attimo passo. Lascio che spacchi tutti gli altri. Quanto è grande? Ancora di più. Quello è il bosco proprio, però. Ok. Ok, piano piano. Andiamo a Eren. Yes. Ok. So you see, Pietrici da non la più facile città. Sono due quest che non ho compreso. Forse devo menarlo con Hanit, ma non penso. Non penso. La caduta di Landa. Well. Non mi pare che me l'abbia ancora chiesta nessuna. Nessuno di Landa.
No, scusa, è un ragazzo di buon cuore. Oh, poverino. Non te fai nulla, dammi qua. Sono al servizio di Nathan, nobile noto per la villania. Se invirti un generoso compenso, poiché non esiste che un regalo mi verrà la sua e quando abbandono la parola dovesse temere per la sua stessa incolumità. Dai, lo trovo pure. Cominciato casca morto, rampollo di un illustre casato da quando ha ereditato fortuna di famiglia e non riesce più a controllare la associazione per le donne. Vale la pena aggiungere che uno dei suoi zii è ancora in vita e risiede ad Auririva. Ok. It is fine. Hello. Esperto di caccia, 48 anni. In prada non getterà via nulla. E onora gli insegnanti ricevuti trattando di singola parte delle prede offrendo i bisognosi le carne per l'accesso. Well, you see. Well. Ok. Senti, cosa hai intenzione di fare tu? Dammi qua. Ah, vabbè. Il giardiniere del servizio di ambiente medico, tuttavia, trova ogni pretesto per lavorare il meno possibile. Dovrebbe curare le piante interne della cittadina, ma si ha quasi solo le piante visibili. Di conseguenza, i giardini dei casi sapiati sono ridotti a vere e proprie giungle. Iniziativa. Aumento la precisione. Io voglio la precisione su. No! Therion mi ci è premuto da solo, o meglio, premuto due volte, ma non pensavo fosse così istantaneo. Ok, questo già. Territorio pericoloso. No, non ho capito. It's a good day for battle. Beh, Anita è livellato. Che strano. Una barriera. So then. La caccia non è solo trifigevole per riflettere le carni di un mostro. A volte l'ambiente ti sarà ostile, come la natura stessa, vecchia, bizzosa, che non è altro. Quando sei in difficoltà, fermati e respira. E poi guardati intorno.
Anche se la natura non ti è amica, non significa che tu debba combatterla. Just so. Eh già. Serve. Spietta. Come on, I've got better things to do. Due furetti. No. I will cut you down. Porca. Ancora mille vita. Victory shall be mine. Dance on the edge. Watch my blade dance. My turn. Now, stand. An interesting dilemma. No, I'm a serious dude. Thus ends your lesson. Li ammazzai tutti e due. Now, let us hunt him. Now, I will cut you down. Perfetto. Out of my way. No, you don't. Let my arrow fly and shoot. I honor you, my queen. Let us begin. Let my arrow fly in true. I will cut you down. Troppa poca vita. Troppa poca vita. Esplodono.
Letting us begin. Victory shall be mine. My turn. Not bad. A passing. Vabbè. Come in, as beest thy will. Letting the hunt begin. What next? Rai pur debole a qualcosa, no? Niente. Oh, era debole a qualcosa. Try and this. Ok. Letting us begin. Oh, montoni più forti. Capra delle nevi. Vero spirito. Stanno bene. Stanno bene. What the fuck? Ouch. Stanno bene. Your mind.
Dai. Spia. No. Dance on the edge. What's this? What? No, you don't. What next? Come in, if thou darest. Sì. The hunt ends. Perché dipende anche dal livello, io sono al 21. It's a good day for battle. Per ora sono un livello in più. Ah, è anche troppa vita, quindi. C'era una cosa che dovevo fare effettivamente. Letting my arrow fly in true. No, you don't. The battle is truly. I think not. Victory shall be. I think not. No, you don't. Letting the hunt begin. Everything but your life. What is the logical call? I think not. What is the logical call? I think not. What? No, you don't. Victory, I think not. Sorcery. No. Svegliati. I think not. My turn. No, you don't. I think not. I think not. Here. Now then. I think not. What? Sto prendendo more. Detto Silvano. The hunt ends. Tiro sal 40. Tengo la sinistra. No, sì, tengo la sinistra. Letting us begin. The battle is truly joy.
I appreciate it, really. What next? Perché comprendere un sacco di cose. Ok. A livello 6, solo 4 chiamate. Tolgo l'istioforo. I honor you, my friend. Mila, tieni, ok. Come on, I've got better things to do. No! Out of my way! My turn. Letting my arrow fly in true. Rimani in piedi. Rimani in piedi. Ok. Sono stupido. No, you don't. Come in, if thou darest. No, you don't. Come in, if thou dare. Now then. Fly true. Letting my arrow fly in true. Come in. Niente. Troppo forte. Don't start things you can't finish. That's set. E al 7. It's a good day for battle. Have at you. I will cut you down. Buona. Certo, però. This is the beginning of your end. Now I will cut you down. My turn. I appreciate it, really. A tempest of ice shall rain. Letting the hunt begin. What next?
gioco adesso. I appreciate it. Caduto. No. Tra l'altro è al 5, the fuck. Ok, questo è il posto dove arrivare, ma faccio prima tutto il giro. Let us fight with honor. Now then, I will cut you down. I appreciate it. Really. Letting my arrow fly. Full. Sfuggendo posso anche capitare. Uno. Bene. Tredici a uno vita. Ok, a uno vita 13 brucia. Oh, I've done my research on you. Keep it up. Battle, I will cut you down. Come in if thou darest. Uno su 10. Ci ho provato. Sta per rivelare di nuovo, tra l'altro. Tyrion. Ok. Let us fight with honor. The battle is true. My con questo ho percorso tutte le strade che mi portano. I'll make this quick. The battle out of my way. Però dietro non sono. Coming if thou darest. Mm-hmm.
35%. With each battle, I grow stronger. E non è vero mai. Ok. Siamo qui. Quasi. Out of my way. I appreciate it. Really. Victor, I will cut you down. Letting the hunt begin. No, troppo forte. Salvo. Se c'è qualcosa di pericoloso mi diceva, no? I see. L'anello di Zanta, vuoi vedere? Che non sapevamo neanche questo anello. No, un impennaggio, ok, I like it. Cazzo, si combatte? Non ero per nulla pronto. Prendi me, anzitutto. Ovviamente. Ti posso catturare? Indomabile. Ok, ok. Presto. Terziariamente, tu analizzi quanto possibile, sperando che pugnalate. Quartariamente tu condividi un po' con Olbeck. Porca. Ok, ok. Ubicchia. Più 70. Questi li posso prendere. Indomabili anche questi. Mira è forte. Anche rubare. Ma faccio bene a rubare i piani.
46, sono fuori. Ok. What next? Lui lo posso rubare. Fa un pochino. Ok. Chi me la mette? G. Victory shall be mine. Vincere, vincere. Ascolta me. Never miss it. Keep it up. How about you? Letting the hunt begin. A miracle. I appreciate it, really. Andiamo per il max damage. 6000. Coming if thou darest. Never miss it. Battle is unbending. No. Out of my way. Keep it up. My turn. Buono, dovrebbe cadere qua. Boom. No. Cinque, oh. Oh. Letting my arrow fly in true. Tu vai andando mirano per sempre. Almeno.
summon me if thou darest. The battle is over. I will cut you down. Ok. Che li avevo caricato. Ok, Cyrus Zenith. Livello della vita. Ok. A formidable beast. But this was not the red eye that Master sought. Which meaneth our true quarry lieth. Questo non è un minibo. But frozen, petrified in stone. What? Another of Master's arrows. Did this fate befall him even as he drew his bow? There is a note tied to the shaft. To whomever readest this. Like as not, thou foundest this next to a stone figure. That's me, the hunter Xanta, in the flesh, so to speak. I was commissioned by the Knights Ardant to hunt on the beast they call an Red Eye. A beast that hath left me in this unfortunate state. Among Red Eye's formidable powers is the ability to petrify. Already my feet have turned to solid rock. I have but a short time to pen this message before the curse overtaketh me completely. In a village called Stillsnow, there is a seer by the name of Susanna. Surely she shall knoweth what to done about this petrification. It is a faint hope, but the only one that remaineth to me. This beast cannot be allowed to run an amok. It is far too dangerous, too savage. Pray helpeth me, not for my sake, but for the innocence who dieth if this creature is not putten down. Wow. And Honnet, if thou art reading this, pray forgive us this old man for not keeping that promise. The old fool, even as he was turning to stone. So thou wilt stay and watchest over him. That is good. I will seek out this seer Susanna. And pray she knoweth a way to break in the curse. Fearest not, Master. We will save you. Of this I swear. I should first return to Natalia and tell her what we have found. Molto triste la storia, molto. Un'ora esatta di video al momento. Abbiamo completato. Oh, hello. Abbiamo completato i civili della città.
abbiamo completato la storia di Zan. Fino a questo triste epilogo. O comunque questa brutta tappa. Good to see you. Greeting. What? La storia di Nit si è elevata. Truly? Indeed. Elisa. But it's like this. I see. God's a mercy for a hunter of Zanta's skill to succumb. I would hear all thou knowest about this Red Eye. I fear I know very little. The Knights Ardaunt simply bid me hire Zanta. They told me nothing more. But it is clear they must have known the danger. Then why send one man to face the monster alone? Not any man. So great was the peril, they could turn to no one else. On the hunt, no one could match his speed, his guile. If they had sent a regiment with him, he would have squandered his strength just to keep them alive, or so they said. Wow. It is true. Our village wanteth not for skilled hunters, but even the best of them would only get in his way. The knight's judgment was correct. But even so, it leaves a bad taste in your mouth, yes. It is the same for me. By sending one man alone, we declared to the world our own weakness. Now it falls to me to hunt Red Eye in Zanta's stead. Hunnit. You have another duty. You must go and find the seer. Yes. It was Master's last command, before the curse overtook him. I will find the means to free him of it. I must. Zanta's lucky to have such capable friends. My skill in the hunt is hardly the measure of his, but he needs me, and I will do what I can. Countless times Zanta has lent me his strength and courage. Now it is time to give of mine. I shall send word if I learn more of this Red Eye. Thank thee. Fear him not. We will save him, Master. Wow. Wait.
Natalia. I'm so glad I caught you. Here, this is for your journey. There was no need for the... It's a trifle, compared to what you and Eliza are doing. Zonta was a good friend to me, after my husband passed away and all. Now I can't go fight no monsters like you two. Yeah. So the least I can do is help you on your journey. Let me do that much at least. Of course. Thank thee for the gift. And one more thing. Promise me you won't do anything foolish now, will you? Even for Zonta's sake. I will be cautious. After all, I'll be of no use to Master if I get myself killed. Exactly. Good luck to you on it. Thank thee. I promise that I will return, and Master with me. E così Hanit si congeda da Pietregida. La sua missione, salvare Zonta da un destino che lo vuole tramutato in pietra. È alla ricerca della veggente Susanna, citata nell'ultimo messaggio di Zonta, l'ultimo barlume di speranza a cui volgere lo sguardo. Per questo parte per le terre glaciali, diretta al villaggio di San Cristallo. A quanto pare, tuttavia, la sua avventura è appena agli inizi. Nettare curativo, pugnola e melagrana. Ok. Piuma grande. Ok. Ah, io sono già stato a San Cristallo, che è qui. Ora non 38. Non voglio, cioè, voglio prima completare Alfin, così chiudo tutti i capitolo 2 per poi dedicarmi solo ai capitolo 3. Però ho giocato le fogne, ho giocato la magione. Però io sono stato appunto a San Cristallo e non ricordo com'è, quindi voglio andarci un attimo. Tra l'altro, visto che Anit ha bisogno di fare proprio questa cosa, no. Dopo. Ok. E tu? Good day. Greetings to ye. Ok. No, torno lì dove ero. Perché adesso andremo da Uriva. Salvo. E per oggi abbiamo dato. Non cambierò Anit con Tressa. È vero che sono poverello, però Anit deve prendere le bestie. Deve avere il livello abbastanza alto da poter prendere le bestie di livello alto, se no non farò mai il suo punto 4. La fortuna è che comunque Conte Ecclesiasta. Poverino, Ophelia non l'ho più cagata, però questo è il sistema. E ancora mi manca da trovare 4 classi. Mica è poco. Mica poco. Ragazzi, è stato un episodio. Ci vedremo al prossimo. Adios.